Sento alle mie spalle le campane, anche se mi dispiace vedere sempre chiusa la chiesa di Sant'Andrea della Valle. E sono in casa, resto in casa, vi esorto a restare in casa e già non è la prima volta che mi trovo in situazioni difficili, che mi trovo in un imbarazzo che riguarda il mio pensiero e le mie parole. Ho visto spesso mio padre in difficoltà da ragazzo. A me è accaduto e ho cercato ogni volta di trovare una soluzione. E non è neanche mio costume scaricare sugli altri le responsabilità che sono mie. Quindi posso dichiarare per chi mi ascolta che capisco perfettamente la gravità della situazione e mi auguro che tutti possiamo uscirne presto. Ogni mia dichiarazione, ogni mia invettiva, ogni mia parolaccia è stata contro il virus, cercando di ridurne la potenza. E forse in questo qualcuno ha ragione di ritenere che io ho sottovalutato, ho dato la sensazione a molti di essere meno rigorosi di come è giusto essere. E certamente al di là di quello che sarà fra un mese la situazione, non c'è dubbio che stare lontani limita di molto la possibilità che il virus si diffonda. Quindi questo non si può negare che sia una soluzione intelligente e drastica. Ho già detto che concordo con la posizione del Papa, ma non perché penso alle cose di un altro mondo, ma perché penso che la parola di un sacerdote può rassicurare. E la comunione è un rapporto fra due persone, vicine, non distanti, che non sono diffidenti, ma anche questo la medicina e i virologi ci hanno insegnato a non considerarlo. Non sono neanche nelle condizioni di dover chiedere scusa come se avessi fatto un errore grave. L'ho fatto prima di tutto davanti a me stesso, se l'ho fatto, e non certo perché gli altri potessero seguirmi in una specie di precipizio. E quindi non è mia costume scaricare su nessuno responsabilità mie, ma posso dichiarare solennemente che non avrei assunto nessuna posizione se non avendo trovato rassicuranti le parole di alcuni virologi, i quali hanno detto quello che poi io ho trasmesso. Mi hanno contagiato in qualche modo. Il mio contagio viene da loro, non avrei assunto una posizione così negazionista, dicendo non è grave la situazione, che oggi ci appare grave, a tutti appare grave di giorno in giorno, se non avessi sentito le parole di chi ha dichiarato, e non devo fare altro che citare le sue parole, non si muore di coronavirus, basta allarmismi, ci stiamo facendo del male da soli. Non si può fermare un paese. Non sono le mie parole, sono le parole dell'infettivologo Bassetti, professor Bassetti, professor Matteo Bassetti, che oggi mi chiede di dire che non c'entra nulla, e certo non c'entra nulla, io non ho parlato direttamente con lui, l'ho ascoltato come tutti. Ecco, allora seguite queste parole. Siamo in diretta con Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e presidente della Società Italiana di Terapia Antinfettiva. Ovviamente disponibile il dottor Bassetti anche per rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi sul coronavirus. Anzitutto, dottor Bassetti, una panoramica di quella che è la situazione in Liguria. Ci sono due casi. È una situazione che ritiene preoccupante. Direi che dobbiamo essere
come sono stato, devo dire, dal principio tranquillizzanti. Abbiamo due casi, di cui uno qua a San Martino, la signora che abbiamo ricoverato sta bene, in condizioni discrete, compatibilmente con una sindrome che sembra più simile a una sindrome influenzale che non alla peste bubonica, come qualcuno dei gufi, anche italiani, l'aveva disegnata. Per cui siamo di fronte a una situazione sicuramente difficile per quel che riguarda il profilo epidemiologico, ma dal punto di vista clinico, almeno per quelli che sono i primi due casi che arrivano alla nostra regione, ma mi pare che il trend sia abbastanza questo anche a livello italiano. Ieri sera riguardavo i morti, perché a me dispiace sempre piangere persone che muoiono, e quindi io sono cristianamente vicino alle famiglie che li hanno persi, ma devo dire che degli 11 morti, secondo me, non ce n'è stato neanche uno che sia morto per il coronavirus. Questo va detto, perché quando uno muore, entra in ospedale per un infarto e muore con il coronavirus, non è morto per il coronavirus, è morto per l'infarto. Se uno viene trovato a casa, morto, come è successo nell'Odigiano, e gli viene fatto il tampone post-mortem, come puoi a dire che questo è un paziente che è morto per il coronavirus? Per cui cerchiamo anche di stare attenti a questo bollettino di guerra che oggi sembra quasi che si voglia giustificare un certo tipo di atteggiamento che si è avuto a livello del coronavirus. Oggi in Italia veramente morti per il coronavirus non c'è nessuno. Per cui stiamo attenti a leggere i numeri. Questa è una brutta, bruttissima forma virale, ma molto più vicina all'influenza che non alla SARS o al virus dei cammelli. Questo ci sta insegnando anche i dati che abbiamo nel nostro paese, per cui non è che stiamo ragionando sui dati cinesi, stiamo ragionando sui 320-330 casi che ci sono in Italia, di cui la maggioranza sono a casa loro, tranquilli, come succede peraltro nella maggioranza, per fortuna, dei casi di influenza. Ci stanno arrivando già diverse domande, molte riguardano gli aspetti della prevenzione. Per esempio, molti ci chiedono come dobbiamo comportarci, ad esempio, se abbiamo dei bambini. Niente, non bisogna fare niente. In questo momento non bisogna fare nulla. L'attenzione è talmente alta da parte di tutti gli organi istituzionali, da parte di tutti gli organi della prevenzione, che non bisogna fare niente. Certo, non mettersi la mascherina, bisogna lavarsi le mani, bisogna avere quelle misure di semplici che dovrebbero essere sempre seguite, non solo in questo momento. Quindi niente di particolare, in questo momento non c'è un'emergenza in Liguria, non c'è un'emergenza neanche nel nostro paese, abbiamo trovato molti casi semplicemente perché li siamo andati a cercare. Le persone anziane, le persone immunodepresse per vari motivi, devono prendere delle precauzioni particolari? Ma devono stare tranquilli anche loro, voglio dire, le persone immunodepresse, le persone, è chiaro, in questo momento il virus è controllato in alcuni focolai, per cui le persone anziane siano tranquille, facciano la loro vita normale, facciano la loro vita tranquilla, e quando è il momento si vaccinino per l'influenza e per tutte le altre malattie prevenibili. Ecco, per quanto riguarda gli spostamenti, è il caso, molti lo stanno chiedendo impropriamente anche al 112, in un momento come questo è consigliabile, per quante poi siano le misure che vengono applicate da altri paesi nei confronti degli italiani, muoversi, fare viaggi? Ma uno se li ha programmati li deve fare, ma cerchiamo di non fermare un paese, stiamo facendoci da male da soli, cioè se uno deve andare da qualche parte è che ci vada, dov'è il problema? Io l'altro ieri sono andato a Roma, non ho nessun problema, domani sera andrò a una trasmissione a Milano, cioè dov'è il problema di muoversi? Non capisco tutto questo, cioè dobbiamo cercare di tornare alla normalità. Quanto rimane, ci chiedono in questo momento, il virus sulle superfici? Ma allora, questi sono discorsi diversi, ma questo non deve importare. Nel momento in cui io mi lavo le mani, dov'è il problema? Se anche sta sulle superfici fino a 10 giorni, come qualcuno ha detto, probabilmente, secondo me, ci sta molto meno. Ma noi dobbiamo lavarci le mani. Chiaro che se io manipolo un cartone, è bene che me le lavi. Certo, se io prendo qualunque cosa, prendo e poi mi metto le mani in bocca, porterò alla bocca determinati batteri o altri o virus che lì non ci devono stare. Ci chiedono, ad esempio, insomma, ha già risposto, questa è una domanda un po' particolare, però in effetti sentiamo opinioni divergenti. Perché lei è l'unico o uno dei pochi che danno informazioni di questo tipo in questo momento, mentre ci sono effettivamente dei suoi colleghi che non sono così? Beh, guardi, io le posso dire che oggi però stanno venendo quasi tutte nel mio canto. Se lei legge i giornali di stamattina e ha guardato le trasmissioni di ieri, hanno fatto retromarcia quasi tutti, da Ricciardi,
che è l'ex direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, tutti gli altri stanno dicendo nel 90% dei casi una malattia che è sotto limite. L'avete sentito ieri sera su tutte le televisioni e anche sui giornali. Io ho detto dal principio, guardando i numeri, guardate che non è che mi sono inventato niente, i numeri della Cina, che è un sistema che evidentemente è andato completamente al collasso, aveva una mortalità del 2%. Allora, una malattia infettiva che fa 2% di mortalità, a me non mi fa paura. Sapete qual è la mortalità della polmonite che si prende comunitaria qua anche a Genova, che arriva in ospedale? Almeno il 4-5%, cioè 2 volte la mortalità che abbiamo per il coronavirus. Per cui non ho paura e non dovete assolutamente aver paura. Si è detto, e poi sappiamo che è molto impegnato, perciò concluderemo questa intervista, se non ci saranno altre domande importanti. Si è detto che il sistema sanitario potrebbe andare in crisi se si verificasse un'epidemia di coronavirus, e per questo sono state prese delle misure così importanti di contenimento. Crede ci sia questo rischio? No, il sistema può andare in tilt nel momento in cui le persone vanno in tilt. Cioè, se noi abbiamo che le persone non sanno sentire ciò che il governatore dice ogni giorno e ciò che Alisa ha detto chiaramente, ciò che noi ci sforziamo di dire, cioè se avete avuto un caso, un sospetto, telefonate al 112, non recatevi al pronto soccorso, e poi regolarmente le persone vengono al pronto soccorso senza seguire queste regole, allora queste sono regole di educazione civica, di buona educazione nei confronti degli altri. Per cui invito tutti a seguire quelle che sono le regole, contattare il 112, parlare con i propri medici che sono stati in qualche modo anche loro tutti informati prima di arrivare nei pronto soccorsi, perché arrivare nei pronto soccorsi è comunque sempre un errore. Grazie.